A tutti gli amici e devoti di Santa Maria dei Miracoli, eccoci per il nostro messaggio di novembre, anche se il mese è quasi giunto al termine, ma proprio perché il mese di novembre dedicato ai santi e ai nostri cari defunti, che sono i santi di casa nostra, che abbiamo ricordato, pensato e soprattutto ricordiamo ancora in questi giorni a loro dedicati, ci prepariamo a vivere l'Avvento. L'Avvento che ha un duplice significato, sì, la preparazione al prossimo Natale di Gesù, ma l'Avvento che in particolar modo le prime due settimane ci orienta alla celebrazione della nostra Pasqua, all'incontro che, quando non lo sappiamo, ognuno di noi avrà con il Signore risorto. Ecco allora questo bel collegamento con il ricordo dei nostri defunti, i santi di casa nostra, e l'Avvento che ci prepara anche a incontrare nuovamente quelle anime beate che abbiamo conosciuto, amato, apprezzato e soprattutto condiviso un cammino insieme. L'Avvento ci prepara anche al Natale, ci darà una spinta maggiore la nostra Madonna dei Miracoli, che contempleremo con tutta la Chiesa Immacolata il prossimo 8 dicembre. Anche qui nell'appartamento dove risiedo a Morbio ci sono tante immagini, quadri e quant'altro che rappresentano la bellissima figura, immagine di Maria. Dietro di me ne possiamo contemplare una, che è la Madonna dei Miracoli, gentilmente donata in ricordo di un sacerdote di Morbio, Monsignor Silvano Albisetti. E allora vogliamo proprio guardare a lei l'Immacolata perché ci preceda nel cammino della vita e ci aiuti a incontrare Cristo. Il messaggio di Morbio è sempre attuale: fate refare questo luogo perché qui vi si torni a celebrarvi messa. Maria ci porta a Cristo e Maria ci porta all'Eucarestia, il centro e il culmine della nostra vita e della nostra esistenza cristiana. A tutti voi un augurio, già sin d'ora, di un buon cammino d'avvento, un cammino autentico, un cammino vero anche in mezzo alla pandemia che, come sentiamo, come vediamo, non ci lascia ancora tranquilli, perché il Signore ci accompagni sempre nel nostro quotidiano ad essere testimoni del suo Vangelo, testimoni del suo amore.